Oggi siamo a Trani, nel cuore del centro ebraico, detto Giudecca. Il quartiere ebraico di Trani conserva tutt'oggi due sinagoghe, Scuola Nuova, quella che vedete alle mie spalle, e la sinagoga di Sant'Anna. Seguitemi! Sulla facciata principale della chiesa di Sant'Anna oggi è conservato ancora il timpano con il quale terminava la Rona Kodesh, posto proprio sull'ingresso laterale, quello che era anticamente l'ingresso della stessa sinagoga. Siamo all'interno della chiesa di Sant'Anna, che oggi ospita la sezione ebraica del Museo Diocesano di Trani. Anche questa, come il Museo Diocesano Centrale, è gestita dalla società ETA Puglia SRL, Eventi Turismo Arte. La sezione ebraica del Museo Diocesano ha aperto nel dicembre 2009 dopo accurati lavori di restauro tesi a recuperare la stratigrafia di tutto l'edificio. Di conseguenza anche nel nome vediamo che viene ricordata tutta la sua storia. Sinagoga, poiché fu costruita nel 1247 dall'antica comunità ebraica, chiesa, chiesa di Sant'Anna come divenne proprio sul finire del XIII secolo e oggi museo. Dell'esposizione museale del museo fa parte l'antica epigrafe di fondazione, un documento di eccezionale valore poiché ci fornisce numerose testimonianze e numerose informazioni circa la costruzione della sinagoga stessa e di conseguenza anche sulla storia della comunità ebraica tranese. All'interno di questa teca invece viene esposta un'antica mezuzah, un oggetto simbolico della religione ebraica che serve per testimoniare la fede in Dio. Questo reperto fu rinvenuto all'interno della casa del rabbino, un palazzo datato sempre al XIII secolo e che fu demolito durante il 1950. L'abside medievale fu costruita nel momento della trasformazione da sinagoga a chiesa cattolica avvenuta proprio sul finire del XIII secolo ed è quindi la testimonianza più antica di questa trasformazione. Ai suoi piedi vediamo anche diversi reperti rinvenuti durante gli ultimi lavori di scavo, come ad esempio la fossa che serviva da granaio per l'antica abitazione sulla quale fu poi costruita la sinagoga grande. Gli elementi strutturali sono quelli originali della sinagoga. Ad esempio la stessa cupola e le finestre sono ricordate proprio nell'epigrafe di fondazione. L'altare barocco è del XVIII secolo, coevo quindi alla costruzione della cripta. Si compone di due parti, la parte in pietra del tabernacolo di poco precedente e la macchina lignea superiore. L'esposizione museale continua con i documenti conservati all'interno delle teche e provenienti in gran parte dall'archivio diocesano di Trani. All'interno di questa teca abbiamo i privilegi svevi del periodo XII-XIII secolo, testimonianza non solo della presenza ebraica qui a Trani, ma anche della loro importanza, soprattutto dal punto di vista economico. Qui di lato invece vi è una ricostruzione dell'antico Aron HaKodesh della nostra sinagoga grande, distrutto nel momento della trasformazione da sinagoga a chiesa. L'Aron è un arredo sacro presente in tutte le sinagoghe, all'interno del quale si conservano i rotoli della Torah. All'interno della cripta sono esposte alcune lapidi sepolcrali provenienti dai due cimiteri ebraici della città. Un cimitero antico del XIII secolo, del quale questa lapide è un esempio, o il cimitero del XV secolo. Le altre quattro lapidi sono tutte provenienti da quel cimitero. Qui di lato abbiamo ancora i loculi dove venivano conservate le salme dei confratelli di Sant'Anna. Venivano esposte completamente scoperti e una volta che del cadavere erano rimaste soltanto le ossa, queste venivano sistemate negli ossari, sparsi un po' per tutta la cripta e qui abbiamo invece delle stanzette laterali che avevano una doppia funzione di magazzino e di ossario. L'affresco, sempre settecentesco, è una raffigurazione del paradiso terrestre. Si trovava in tutta la cripta, ma oggi possediamo solamente dei piccoli frammenti o anche il frammento più esteso alle mie spalle.
Whatever dreams I had, however